Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'ingresso del convento, appunto nel chiostro del piccolo convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. E a questo indirizzo email che vedete in sovrimpressione sono tante le mail e le storie che giungono, anche tu che ci stai guardando in questo momento, forse anche per la prima volta. Raccontaci la tua storia, la condivideremo insieme, come abbiamo fatto con quella di Mirko che vogliamo raccontare oggi. Mirko Fiaschi, dalle Marche. La sua storia è un voler dire grazie, grazie a Padre Pio che lo ha aiutato a ritrovare la sua strada in un momento di grande difficoltà. Mirko racconta di un periodo recente della sua vita in cui è rimasto profondamente deluso da diversi comportamenti di alcune persone che hanno un ruolo particolare. Una delusione che lo ha portato a sperimentare una forte e brutta aridità spirituale, rendendo difficile persino pregare e andare a messa, proprio perché queste persone facevano parte del contesto, ecco, religioso. Nonostante questo dolore, Mirko non ha mai perso la fiducia in Dio e la richiesta di questa intercessione verso Padre Pio. Proprio una notte Mirko sogna di trovarsi in chiesa con Padre Pio facendo una lunga fila per confessarsi. Al momento del suo turno una donna lo supera nella fila, costringendolo così a cercare un altro confessore. Trova un altro sacerdote che lo accoglie con un volto sorridente e buono, e prima di iniziare la confessione il padre scrive: Mirko mi chiese se avevo un leggio anche per lui, racconta Mirko. Essendo figlio di un falegname, Mirko ha l'abitudine di costruire questi leggii e che regala sempre ai sacerdoti. Nel sogno il sacerdote si presenta come Padre Marella, un nome che Mirko non aveva mai sentito prima, ma per noi è molto familiare. Al risveglio, ancora nel cuore della notte, Mirko cerca informazioni su questo nome e scopre di Padre Olinto Giuseppe Marella, un sacerdote molto conosciuto a Bologna, recentemente proclamato beato, proprio così. La sorpresa di Mirko cresce quando trova una trasmissione che parla del rapporto di Don Olinto Marella, rapporto di amicizia tra Padre Pio e Padre Marella. Eh sì, la ricordiamo tutti, quello speciale che realizzammo dedicato a Padre Marella e Padre Pio. La trasmissione era Toccati da Dio. Per Mirko questo sogno è un chiaro segno dal cielo. Ritrovai la fiducia in Dio, mi passò quella aridità forte, brutta aridità spirituale, afferma lui proprio con gratitudine. Questa esperienza lo ha aiutato a superare quel momento di crisi e potersi così riconnettere con la sua fede. Un grande esempio questa storia, la storia di Mirko, ma soprattutto per due grandi intercessori, Padre Pio e Padre Marella, che dal cielo lo stanno benedicendo e guidando.